Ciao da Dal Sud, oggi prepariamo i biscotti integrali con Daniele e Daniela. E cominciamo a vedere gli ingredienti. Vai Daniela! 300 g di farina integrale, 60 ml di acqua, 30 g di olio di semi di girasole, 20 g di olio extravergine d'oliva, 50 g di zucchero di canna, un limone, 5 g di ammoniaca per dolci, un cucchiaio di miele che equivale più o meno a 20 grammi. Poi c'è lei. Ed eccola qui, la nostra mascotte, la pecorella di Dove al Sud, che vi ricorda di seguirci su Instagram e iscrivervi sul nostro canale YouTube per non perdere nemmeno un aggiornamento. Versiamo la farina sulla spianatoia e disponiamo a fontana. Uniamo l'olio di semi, l'olio extravergine d'oliva, lo zucchero di canna. Noi siamo quello integrale. Il miele. La buccia grattugiata di un limone. Continua con tutto. L'ammoniaca per dolci. Un po' di acqua. E iniziamo a mescolare. E ti passo, ecco la forchetta. Quindi si fa unire la farina un po' alla volta. La preparazione dei biscotti integrali. E passiamo le mani. Versiamo il resto dell'acqua e impastiamo. E Daniela continua a impastare. Vedete, c'è la tavola libera perché qualcuno, come per magia, ha spostato tutto. Chissà chi è stato. Se il composto risulta un po' secco, aggiungiamo un altro poco di acqua. Ecco, così. Quindi si lavora un bel po'. Fin quando l'impasto risulta compatto. Infatti, ti stai facendo i muscoli. Sì. Adesso la nostra massa è pronta. La stendiamo. Versiamo un po' di farina per non far attaccare. Lo spessore deve essere di circa mezzo centimetro. Facciamo vedere. Sì. Eccolo qui. E a questo punto, con una formina per biscotti, noi abbiamo scelto il cuore. Un cuoricino. Piace sì. A Daniela. Facciamo le nostre forme di biscotti. Ecco. Non premere di più. Eccolo. Vieni biscotto, vieni. Ed eccolo qui. Si vede? Sì, ecco. Che si vede. Come ci divertiamo. Ecco tutti i nostri biscotti a cuore in fila. Sì. E con la massa che è rimasta? La ripassiamo per fare gli altri biscotti. Ok. Ecco che non buttiamo nulla, recuperiamo anche l'altra massa. Quanti bei biscottini. Trasferiamo i nostri biscotti su una teglia con carta forno. Ecco, lasciamo un pochetto di spazio, pochissimo. Con la teglia piena di biscotti. A cuoricino. Sì. Adesso un cucchiaino di miele, un cucchiaio di zucchero di canna. Ci aggiungiamo, fammi vedere, ci aggiungiamo un po' di acqua tiepida e mescoliamo. E con quest'acqua dolcificata spennelliamo i biscotti. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi. A
noi sono passati 23 minuti e i biscotti sono pronti. Voi regolatevi sempre in base al vostro forno. Ed eccoli qui. Attenzione che biscotti. Vittoria! I nostri biscotti integrali sono pronti. Eccoli. E adesso li assaggiamo. La prova assaggio. Caccia il baratto, Daniela. Eccolo qui. C'è la forma di cuore. Daniela già l'ha zannato. Volevo vedere com'era. Buoni. Belli leggeri, semplici. Sì. Buon biscotto integrale. E qui termina il nostro video. Ciao da Dal Sud. Ciao da Daniele e Daniela. Grazie per il mi piace e condivideteci. Ciao.